28. Aprire di più. Domanda. Tu hai detto che sei dell'idea che sia bene esprimersi e parlare, in modo da eliminare questi problemi. Io invece dico che il punto principale, questa è la mia opinione naturalmente, non è questo. Perché se uno vuole esprimersi in un modo o nell'altro, con le parole o con le azioni, riesce sempre ad esprimersi. Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian. Guida. La difficoltà è che nessuno di voi, invece, riesce ad ascoltare. Questo è il punto importante. Siete tutti portati, tu, per esempio, sei molto portato, più a esprimere con le parole che ad ascoltare te stesso e a ascoltare veramente gli altri. Se voi poneste più attenzione a quello che dite e a quello che gli altri dicono, a quello che fate e a quello che gli altri fanno, allora riuscireste senza dubbio a instaurare un rapporto diverso, perché riuscireste a comprendere meglio quali sono le vostre intenzioni e qualche volta di più, magari, quelle che sono le intenzioni degli altri. Invece, quel meraviglioso dono, come ha detto una volta Scifo, che vi è stato dato, che è la parola, lo usate quasi sempre per creare delle barriere con gli altri, o rifiutandovi di parlare, oppure erigendo dei muri altissimi di parole messe una sopra l'altra, che diventano alla fine impenetrabili, quando addirittura non crollano poi addosso a voi, addosso agli altri, provocando problemi per tutti. Quindi il mio consiglio sarebbe invece di creare nuove sovrastrutture tra voi e gli altri, e anche con voi stessi, di cercare di avere degli attimi di silenzio in cui ascoltare invece, attentamente, sia voi stessi, sia le altre persone. Questo sarebbe un modo migliore per poter comunicare, ma il silenzio tra due persone voi spesso lo vivete come un momento di disagio, perché io vi osservo a volte quando parlate. Se di punto in bianco due di voi che parlano tacciono contemporaneamente per più di mezzo minuto, ecco che uno incomincia a dire: adesso cosa dico? Cosa sarebbe meglio fare? Cosa sarebbe meglio dire? E via dicendo. E l'altro si preoccupa allo stesso modo, fino a quando poi magari dicono la prima cosa che viene in mente ed è magari qualche sciocchezza o qualcosa che non volevano dire. Il modo migliore invece sarebbe di usare quei momenti di silenzio per ascoltare le vibrazioni che sono in voi e negli altri e, in base a queste vibrazioni, poi cercare di far sgorgare quello che è il vostro sentire. Continua.